Per cominciare, benvenuti a Roma anche se non sarà la Roma monumentale oggetto della nostra puntata, bensì l'intera Italia dei vini, perché siamo qui per la fase finale, il momento della premiazione di un singolare concorso enologico. Si tratta della selezione dei vini del sindaco 2013, giunta alla dodicesima edizione, che appunto mette insieme i piccoli e singoli territori della vitivinicoltura italiana e i piccoli produttori di qualità. Ma di questo ci occuperemo tra un po' perché intanto vediamo anche quali saranno gli altri collegamenti di questa puntata. Già che siamo a Roma, non possiamo non andare a scoprire quali sono i sapori più tradizionali e le ricette più tipiche e lo faremo proprio in un'osteria trattoria romana, di quelle dalle solide radici. Ci sposteremo poi sulla riviera adriatica, dove c'è un connubio tra mare e frutta, Targata, campagna amica di Coldiretti. Ma già che ci siamo, qualche nota romana non stona, proprio a partire da questa piazza, la Piazza del Campidoglio, tra l'altro patrimonio artistico di Roma e del mondo. Il prezioso disegno architettonico della Piazza del Campidoglio che si offre a chi sale dalla Monumentale Cordonata è il frutto di un geniale progetto Michelangiolesco, ma rappresenta anche l'esito di una storia millenaria che ha individuato proprio nel Colle Capitolino il centro religioso e politico della città. La Lupa posta sulla facciata del Palazzo dei Conservatori diventa il simbolo della città, mentre nel portico esterno viene sistemato il grande ritratto bronzeo di Costantino con la palla Sansonis. È sostanzialmente questo l'aspetto della platea capitolina quando nel 1537 Paolo III Farnese commissiona a Michelangelo il trasferimento dal Laterano e la sistemazione al centro della piazza della statua equestre di Marco Aurelio. Quella che vedete non è però l'originale, quella in bronzo dorato è nei musei capitolini. I lavori andarono così a rilento che Michelangelo non riuscì a vederli finiti. Morto nel 1564 poté vedere solo il compimento della doppia scalinata che serviva per il nuovo accesso al palazzo senatorio con il posizionamento delle due statue raffiguranti il Nilo e il Tevere. La facciata e la sommità della torre erano ancora incompleti mentre il palazzo nuovo non era nemmeno stato iniziato. Il Campidoglio è anche la sede del Comune di Roma, tra l'altro, alcune curiosità: il termine inglese Capitol, palazzo che ospita l'amministrazione di un governo, così come il termine Capitale, inteso come città capitale, derivano proprio dal Colle Capitolino. Ma adesso entriamo nella sala della Promoteca in Campidoglio pronti a decretare vincitori e medaglie d'oro del concorso delle città del vino che vede i sindaci e i produttori vitivinicoli uniti per fare da testimonial ai vini del proprio territorio con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e dell'Organizzazione Internazionale della Vigne Duvin è riservato ai vini di OCG, DOC e IGT nelle diverse tipologie, ma anche a premiare le scelte ambientali e di sostenibilità. Infatti c'è anche la seconda edizione del premio Impronte di Eccellenza che viene assegnato alle aziende vitivinicole che adottano buone pratiche amiche dell'ambiente nella loro attività produttiva in vigna e in cantina. Cifo. Dal 1965, per un'agricoltura ragionata. È figlio del vento, dolce, eroico, doc e italiano. Il Ben Rie 2010 è il miglior vino del sindaco del 2013. Prodotto a Pantelleria da Uve Zibibbo, Moscato d'Alessandria, Fiore all'Occhiello dell'azienda Donna Fugata, è il campione tra le 1242 etichette dell'unica rassegna vitivinicola internazionale che prevede appunto la partecipazione congiunta dell'azienda che produce il vino e della eh, comune. in cui sono localizzati i vigneti, insomma, insieme a Braccetto, il sindaco e il vigneron Tantissime le etichette in concorso, tantissimi calici versati, ma molte anche le ramificazioni, perché a largo raggio vengono premiate appunto le aziende e i comuni dei territori italiani. Oro al primitivo di Manduria Casavecchia 2009 come miglior vino bio. Al Benrie 2010, eletto appunto miglior vino del sindaco 2013, anche il primo premio nella classifica dei vini dolci con la collaborazione del Centro nazionale dei vini passiti di Montefalco. Bollicine anche qui si sdoppiano perché è questione di metodo. Il Valdobbiadene Cartizze Superiore 2012 di Col Vetorez, spumanti, è il miglior spumante metodo Charmant. E il St. Laurentius Sect Brut 2011, il miglior metodo classico, grazie al premio indetto in collaborazione con il Forum Spumanti d'Italia del comune di Valdobbiadene. 91 medaglie d'oro, 270 d'argento, ma anche una valorizzazione davvero della green economy con la seconda edizione del premio Impronte d'eccellenza tecniche agronomiche sostenibili per una viticoltura di valore. Il premio assegnato alle migliori cantine green che è promosso appunto da Città del Vino insieme a Cifo, azienda leader nella produzione di preparati per l'agricoltura e naturalmente dedicato a chi davvero pratica le Buone pratiche culturali all'interno della vigna, ma anche della cantina. Sono state selezionate tre aziende, ma noi incontriamo insieme al Mondo Cifo e al Mondo Città del Vino il territorio e il viticoltore, la cantina che ha vinto. Difatti, qui vicino a me eh, c'è eh, Michele Pacelli dell'azienda Torre Venere, il comune è quello di Castelvenere. Andiamo direttamente in campagna eh, nel Beneventano, falanghina ma anche anche Barbera, vitigno autoctono ma al di là di questo che rappresenta il mondo del vino eh, l'impegno di un piccolo produttore verso la qualità perché bisogna anche vincere una medaglia d'oro per poter accedere eh, a questo premio e un impegno ambientale molto importante con praticamente eh, diciamo il bosco vince sulle emissioni del trattore, Lo, la traduco sì, in maniera sì, molto sì, semplice sì. in effetti noi abbiamo, siamo una piccola realtà eh, agricola che con gli svantaggi delle piccole realtà ma con, con il vantaggio di poter eh, nella tecnica culturale adoperare tanta manodopera. In azienda noi abbiamo eh, fotovoltaico, solare termico che ci consente di produrre l'energia di cui abbiamo bisogno in azienda, i 7000 kW che noi consumiamo in azienda li produciamo col solare, con, con eh, la, la, la benedizione e la... E la e sole. Ehm, per quanto riguarda invece il discorso a cui accennava lei del, bilancio di anidride carbonica noi abbiamo anche quest'altra possibilità di, avere, di dedicare il 20% della superficie aziendale a bosco di conseguenza noi l'anidride carbonica che immettiamo con l'unica fonte eh, obbligatoria di inquinamento diciamo, di carbonica che è il trattore la bilanciamo con, la, con il prelievo dei, eh, del bosco, del 20% di bosco che prelieva dai nostri calcoli mediamente una tonnellata e mezza di eh, anidride carbonica all'anno per cui bilanciamo eh, anche quello che, che siamo costretti ad immettere, ed abbiamo questo eh, bilancio a zero di anidride carbonica e la produzione totale dell'azienda eh, con sistemi ecocompatibili, eh, principalmente il solare. Insomma. Le operazioni che riusciamo a fare di tecnica culturale, dalla palizzatura alla potatura verde all'eventuale diradamento, sono tutte effettuate a mano, viste le, le ridotte dimensioni del, dell'azienda, e cerchiamo però di produrre i due vini a cui lei accennava con un certo, una certa qualità. Insomma. Verremo ad assaggiarli direttamente esatto. ma soprattutto assaggiare la vostra vendemmia quando sarà insomma finita l'estate anche perché quest'anno mi sa che si vada un pochino avanti. Sì. Allora per quello che riguarda l'azienda ci faremo Falanghina e Barbera come dicevamo e per quello che riguarda il territorio Castelvenere Paolo Manatesta, lei è il Presidente del Consiglio sì. Comunale. Che veniamo a vedere? Che ci racconta il suo territorio? Intanto la nostra è una comunità di 2.500 abitanti, è formata da circa 20 aziende che imbottigliano e circa 500 vinificatori. Il nostro è un territorio il più vitato d'Italia, se così lo possiamo definire, perché eh, diciamo che la nostra economia è, si basa proprio sulla vitivinicoltura, quindi è il nostro prodotto di eccellenza. Noi viviamo di, eh, di prodotto vitivinicolo eh, in questa nostra piccola realtà. Ecco, questo ha significato che l'agricoltura può diventare anche motore dello sviluppo economico. Adesso mi sposto alle due ali, anzi mi metto qui in mezzo perché ho detto Città del vino e Cifo che fanno nascere appunto questo premio giunto alla seconda edizione. Qui con me Paolo Benvenuti, direttore delle Città del vino, un'impronta maggiore legata proprio alla sostenibilità. Tra l'altro proprio in questi giorni è uscito il secondo rapporto della filiera vitivinicola che mette in evidenza come le risposte possibili per un rilancio del consumo stiano appunto in questi termini, ambiente, sostenibilità e territorio. Eh, queste, diciamo, sono le tre parole magiche per il vino italiano e per tutta l'agricoltura italiana. Per il vino italiano sono molto contento perché questo accordo che abbiamo fatto con CIFO sta dando veramente i suoi frutti perché rappresenta un aspetto molto importante la sostenibilità. La sostenibilità è l'attenzione al, al territorio, l'attenzione al consumo di suolo, l'attenzione a quelle che sono le buone pratiche agricole. E sono contento quest'anno proprio perché ha vinto un comune che sta appunto adottando un piano regolatore fatto con i dettami del piano regolatore delle città del vino cioè con questa attenzione ai territori rurali, noi siamo sempre stati diciamo, quelli che vorrebbero che la campagna diventasse centrale, no? non soltanto nei, nei pensieri e negli atti degli amministratori locali, ma anche e soprattutto della politica nazionale, ecco, diciamo, perché questo è un, è un obiettivo molto importante e perché soprattutto per la loro caratteristica diciamo, no? di essere un comune altamente vitato, hanno realizzato una zonazione viticola proprio per per consentire la riconoscibilità non soltanto dei paesaggi agrari, ma anche e soprattutto della vocazionalità dei territori. E Credo ecco, diciamo che abbiamo fatto e stiamo facendo un buon lavoro insieme a CIFO. Ecco, allora passiamo proprio subito la parola a Cifo. Massimo Andreotti della direzione vendite di questa azienda che ha il suo cuore pulsante a Bologna. Ecco, sta crescendo e tra l'altro ci sono anche segnali ulteriori che voi volete dare perché praticamente accompagnate eh, la crescita di queste aziende dopo averle premiate attraverso proprio un intreccio diretto tra la vostra attività eh, e quello che viene fatto in questo caso appunto eh, nel Beneventano. Ma diciamo innanzitutto che siamo contenti di come sta evolvendo questo concorso. In modo particolare quest'anno abbiamo addirittura due no, grosse novità, la costituzione di un marchio, eh, appunto impronte d'eccellenza, accompagnato anche dal fatto di dare visibilità alle aziende che stanno sempre più partecipando a questo concorso con l'inserimento di un collarino, la possibilità di utilizzare per due anni questo collarino per dare visibilità, come le aziende stanno veramente differenziandosi sul mercato, a vantaggio ovviamente di quelle che sono eh, il discorso proprio del, di portare un'agricoltura eh, sostenibile. Ci fa molto piacere che quest'anno il concorso c'è stata una grossa affluenza, un incremento in modo particolare del centro-sud e questo vuol dire che ci sono belle possibilità di sviluppare e di conoscere anche meglio questi terreni che sono veramente stupendi sono dei prodotti eccellenti che noi andiamo a valorizzare. Questo significa che basta dare il là e poi alla fine le risposte ci sono? Si spera, si spera, questo è il nostro intento, un impegno che con Città del Vino abbiamo preso, di dare visibilità a queste aziende e soprattutto cercare di stimolarle sempre di più ad Andare nel verso giusto, che è appunto quello della valorizzazione della qualità. Ecco e anche della conoscenza e della comunicazione di questa qualità e di questa differenza, se mi permettete. Allora, eh, Otello Russo, per quello che riguarda sempre il mondo cifo, siamo nel mondo commerciale, in effetti, eh, comunicare poi questi valori diventa importante: il collarino, eh, la promozione, il racconto e anche per voi, insomma, l'abbinamento tra un'azienda eh, che produce eh, e un'altra che produce e in fondo si produttori del mondo agricolo. Certo. Ma anche perché comunque sin da, dalla nostra nascita dal 1965 e l'impegno che abbiamo assunto sia per il mercato sia per i nostri clienti produrre dei prodotti altamente di qualità, compatibili con l'ambiente e quindi affidabili nel tempo, quindi per noi la qualità è la nostra filosofia e appunto siamo contenti di far partecipare e le aziende italiane, noi che siamo un'azienda italiana e quindi esaltare chiaramente le loro caratteristiche. Tra l'altro, il Made in Italy del vino è proprio la bandiera che ci rappresenta. Torno un attimo nelle città del vino. Corbini, allora, in questa bellissima giornata, una cornice dell'Italia vitivinicola in cui proprio voi eh, dite piccoli territori e forti identità. L'identità credo che sia un concetto importante, poi con tutte le sfaccettature, azienda per azienda, viticoltore per viticoltore, comune per comune, però l'identità è la radice. L'identità e la forza del vino italiano, tante differenze per avere però in realtà un solo grande come dire, obiettivo, quello di fare qualità e di promuovere nel mondo il Made in Italy, questo è il concetto fondamentale, però è un Made in Italy fatto di tante differenze e credo che questo sia un valore aggiunto che solo la viticoltura italiana è in grado di poter offrire. Allora, noi siamo solo all'inizio del nostro incontro con tutte queste grandi differenze, ognuna delle quali rappresenta una realtà. Quindi continuiamo il nostro giro tra medaglie d'oro della selezione del sindaco e gli altri premiati che rappresentano altre due regioni italiane del premio Impronte di eccellenza. Riprendiamo la linea con la nostra Italia dei vini, piccoli comuni, forti identità, e andiamo a vedere quali sono le novità e soprattutto gli impegni per quello che riguarda i vitivinicoltori italiani, che, come dicevamo anche prima in apertura, rappresentano piccoli territori ma forti identità. Pietro Iadanza è il presidente nazionale delle città del vino. Allora, dodicesima edizione di questo concorso singolare che ormai davvero rappresenta il territorio italiano. Questo abbinamento tra i sindaci e le loro aree che presentano un vino e una cantina per riuscire a far sì che piccolo non solo sia bello ma sia eccellente. E' proprio come dice lei, accolto nel segno. Questo è un concorso nato nel 2002 e che è arrivata alla dodicesima edizione crescendo sempre di più e che ha mantenuto quella che era la caratteristica iniziale, cioè quella di dare ampia visibilità ai piccoli produttori, legando le produzioni al territorio, perché siamo estremamente convinti tutti che il vino è il miglior ambasciatore del territorio nel quale viene prodotto. È un concorso che quest'anno ha raggiunto i 1200 campioni, che come lei ben sa si è svolto in Veneto. Eh, regione che ha dato un valido contributo anche in termini numerici di campioni e concorso che sta assumendo sempre di più anche una eh, validità europea perché non solo quest'anno abbiamo avuto campioni da varie nazioni tra cui soprattutto il Portogallo ma anche la Francia, la Spagna e i paesi dell'Est ma che l'anno prossimo stiamo lavorando con gli amici portoghesi per addirittura vedere se vi sono le condizioni perché il concorso venga effettuato in Portogallo e quindi crediamo che tutto questo possa comportare anche una maggiore partecipazione nell'ambito della rete europea di Recevin da parte dei nazioni per dare una dimensione europea. Ma c'è anche un altro aspetto, visto che si lega al territorio, voi nella vostra recente assemblea avete proprio lanciato un piano regolatore delle città del vino, come dire cerchiamo davvero di consumare meno suolo e soprattutto ridiamolo alle vigne, ai vitigni autoctoni, a chi si impegna dalla terra all'uva e poi al vino. Stiamo portando avanti le battaglie anche sulla tutela del paesaggio, sulla validità dell'aspetto rurale sullo spazio rurale aperto, su tante situazioni che l'associazione si sta impegnando perché ha capito che il territorio è fondamentale e quindi il bello è importante perché si deve associare anche al buono e quindi stiamo andando avanti su questa strada, il momento è un momento come lei ben sa particolarmente difficile sia per i comuni che comunque hanno compreso l'importanza delle battaglie e ci stanno vicino e sia perché ovviamente in questo momento purtroppo le risorse sono estremamente limitate. Ecco, rispetto proprio a questo tema ambientale e ecologico, per il secondo anno si ripresenta all'interno della selezione dei vini eh, del sindaco anche un premio eh, Impronte di eccellenza e praticamente è l'impronta green che caratterizza le cantine italiane. Un eh, premio che nasce dalla collaborazione tra le città del vino e eh, Cifo, azienda leader per quello che riguarda la produzione appunto di prodotti per la nutrizione, quindi che si integrano. Di direttamente con quella che è la terra su cui cresce la vigna. Certo, noi siamo particolarmente lieti di questa affinità che ci lega alla CIFO e eh, che eh, sta portando avanti questa battaglia alla fine eh, sulla validità dell'ecologia, dell se così posso dire, degli ambienti naturali e quindi l'associazione ormai eh, da questo punto di vista è strettamente collegata alla CIFO per dare sempre maggiore impulso e sempre maggiore visibilità a questo aspetto che secondo noi è importantissimo, come lei diceva prima, abbiamo istituito un premio che vedrà quest'anno la premiazione oltretutto di un comune del mio territorio eh, che è Castelvenere e eh, che è a pochi chilometri da Benevento. Il Sannio da cui io provengo ha una superficie vitata che è la principale della Campania, dove i comuni della valle dove avviene la maggiore produzione non soltanto in quantità, ma anche di qualità fino a qualche mese fa erano l'un contro l'altro armati, siamo riusciti finalmente a sederli tutti a un tavolo, abbiamo istituito un protocollo comune, abbiamo, ci siamo avviati lungo una strada, eh, come diceva lei prima, per un piano regolatore comune ai nuovi comuni eh, della Valle e quindi per la prima volta siamo riusciti a fare sinergia. Io mi auguro che situazioni di questo genere possano avvenire anche in altre realtà italiane. La selezione del sindaco, le premiazioni qui a Roma in Campidoglio, ma noi continuiamo il nostro giro dell'Italia eco sostenibile dei vini attraverso il premio Impronte di eccellenza. Praticamente abbiamo girato per quello che riguarda il territorio campano e a questo punto invece ci spostiamo in quella che è l'Umbria. Parliamo con Giuseppe Lomurno, assessore allo sviluppo economico, turismo, progetti europei e facciamo tappa a Perugia. In questo caso il secondo premio per quello che riguarda il premio CIFO, impronte d'eccellenza, ad una cantina che si impegna non solo per la qualità del vino, perché vince una medaglia d'oro, ma anche per l'impronta etica ed ecologica. Goretti all'investimento, alla capacità, alla voglia di una produzione sana che rispecchi il territorio ma che abbia anche quelle qualità organolettiche che fanno vincere una medaglia d'oro. Il fatto che abbia anche conseguito il premio CIFU ci fa onore, fa onore al Comune di Perugia ma principalmente all'azienda Goretti che coniuga una produttività di livello e una qualità di livello a quella che possiamo definire la green economy, quindi un percorso sul futuro della propria azienda, sul futuro del territorio territorio sul futuro del paesaggio che naturalmente rappresenta per noi un valore aggiunto anche in quel percorso turistico che penso debba essere declinato e coniugato con aziende di livello e di qualità come questa. E allora la incontriamo direttamente questa bella cantina Gianluca Goretti allora dal comune di Perugia questo premio da una parte la medaglia d'oro della selezione del sindaco per le città del vino dall'altro in collaborazione con Cifo il secondo premio impronte di eccellenza per una cantina che fa del vino buono ma fa bene anche all'ambiente Certamente, sì, infatti la, la cantina Goretti è, molt, è molto attenta a questo diciamo, filone appunto per rispettare eh, sia le tecniche di vinificazione ma rispettare anche l'ambiente. L'azienda infatti come dicevo prima è molto attenta anche a, a fonti rinnovabili come il fotovoltaico che appunto ci ha eh, impegnato eh, diciamo un discreto eh, margine economico però come abbiamo visto ci dà anche un, una, una soddisfazione eh, a carattere sì, veramente importante. Il vino più rappresentativo della sua azienda? Ma il vino che appunto ci ha permesso di accedere a questo eh, importante premio è il Grechetto dove appunto l'azienda punta a prodotti eh, autoctoni eh, e, e questo vino eh, ci ha dato molte soddisfazioni sia nazionali ma anche internazionali. Infatti viene quasi esportato per interamente in Giappone. Ecco, a proposito proprio di questo concetto dell'esportazione, quest'idea che dicevamo prima del collarino cifo, eh, che testimonia appunto l'impronta d'eccellenza, quindi green di queste cantine, può diventare un ulteriore eh, legame con quello che è il buono fatto in Italia e con quello che in fondo è cercato dagli altri pezzi del mondo, perché sul vino insomma siamo competitivi in un po'. Devo dire proprio di sì a livello di qualità. È evidente che per chi va all'estero, credo che le Persone sul mercato estero ci sia proprio bisogno di avere maggiori informazioni possibili e quindi, se addirittura abbiamo la possibilità di applicare sulla bottiglia questo tipo di messaggio, credo che sia un facilitatore per le persone che poi devono anche affacciarsi sul mercato per far conoscere i propri prodotti. Ecco, e a proposito proprio di vocazionalità all'ecosostenibilità a livello territoriale italiano, una cosa molto importante è che praticamente, eh, se l'anno scorso a vincere fu una cantina del nord rappresentativa del Veneto, quest'anno insomma centro e sud se la giocano tutta. Sì, tenendo presente che quest'anno il Centro-Sud ha fatto l'Anplén perché tutte e tre le aziende fanno parte appunto del centro del Sud dell'Italia e chiaramente vuol dire di questo siamo contenti perché vuol dire che anche il concorso sta crescendo e sta crescendo in maniera importante. Vediamo che è possibile fare anche nel Centro Sud eh, della produzione di qualità, dell'agricoltura di qualità, seguendo quelle che sono poi le regole più antiche dell'agricoltura, le buone pratiche agronomiche. Quindi, eh, questo per noi sicuramente dire, è un orgoglio, premiare le aziende italiane che portano l'italianità nel mondo. E a questo punto andiamo davvero nel sud Italia, andiamo nelle isole, esattamente in Sicilia. Facciamo fuoco sulla provincia di Trapani, che tra l'altro porta a casa con il Ben Riedi Donna Fugata, la Gran Medaglia d'Oro, selezione del vino del sindaco 2013, ma anche il terzo premio CIFO, impronte di eccellenza, comune di Marsala, tenuta Gorghi Tondi. Sentiamo l'assessore all'agricoltura, Oreste Alania. Marsala tra l'altro quest'anno ha avuto un grande riconoscimento, ovvero la città europea del vino, è stata assegnata da Recevin questo importantissimo riconoscimento, tra l'altro abbiamo organizzato proprio nel 2013 numerose, numerose iniziative, l'ultima Marsala Wine, dove i produttori vitivinicoli non solo di Marsala ma anche di tutta la Sicilia hanno avuto l'opportunità di poter incontrare buyers, giornalisti nazionali e internazionali. E quindi è stato un momento di promozione oltre che per le aziende vinicole anche per il territorio del, eh, di tutta la Sicilia e in particolare della città di Marsala. Eh, chi viene a Marsala, oltre a trovare eh, le bellezze artistiche e naturalistiche, eh, la storia, l'archeologia, eh, ha la possibilità anche di bere un buon vino e di, eh, eh, di poter gustare dei buoni piatti. Quindi, il plenoturismo oggi è fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio e della, della città di Marsala. Franco Zanovello dell'azienda Calustra sui Colli Euganei ha vinto nella passata edizione la prima edizione praticamente del premio CIFO Impronte d'Eccellenza, però anche quest'anno per avere mantenuto le caratteristiche di ecosostenibilità ha ricevuto un attestato. Ma noi vorremmo capire come si è manifestato poi quest'anno di collaborazione con l'azienda CIFO, che appunto ha consentito ulteriori analisi del terreno, un apporto ulteriore e un'integrazione. Ancora maggiore, immagino, con quello che è il territorio di appartenenza dell'azienda Calustra. Sì, in effetti abbiamo trovato le persone molto preparate e molto eh, collaborative, sono venuti molto spesso e abbiamo usufruito anche di quell'auto maggio che era stato promesso, e, tra l'altro usato integralmente. Sul, sul terreno, non in termini di consimazione ma in termini eh, di miglioramento della qualità del, del suolo, del sottosuolo e infatti è in questa direzione che stiamo ulteriormente sviluppando perché è, tutto sommato è dalle radici che si fa il buon vino per, per l'associazione di sostanze nobili nel terreno e quindi una novità del 2013 è che siamo partiti per un progetto triennale con l'Università di Padova, facoltà di biologia, proprio per lo studio di quel che succede in termini biologici, biochimici, di vita comunque nel sottosuolo, quello fertile, per un programma triennale volto proprio a vedere l'interazione di quel che succede con la qualità del prodotto. Ecco tra l'altro la vendemmia 2013 si dice sarà figlia del cambiamento climatico, questa piovosità incredibile ha determinato anche un grosso impegno sul fronte delle pratiche culturali, voi comunque che siete sposi del biologico eravate comunque già preparati. Sì sì per fortuna sia io che mio figlio quando c'è da saltare sul trattore in vigna eccetera sette giorni su sette ci siamo quindi è solo questione di attenzione e lavoro. Sarà una vendemmia come? Ah, questo glielo dico a ottobre quando l'avremo fatta, perché i mesi sono tutti davanti quelli che contano. Termina qui il nostro collegamento con il mondo dell'Italia vitivinicola, tanti campanili per tanti vini e viticoltori d'eccellenza, ma non termina però né la puntata di Con i piedi per terra e nemmeno il nostro giro romano. A tra pochissimo. La selezione del sindaco un'impronta sempre maggiormente legata alla natura, all'ambiente, alla genuinità e di difatti oltre a questo premio di cui vi abbiamo parlato, Impronte d'Eccellenza, c'è comunque questa bellissima sezione che si chiama Biodivino e che appunto si impegna a raccontare i territori e i vitivinicoltori che si sono votati all'agricoltura biologica. Qui con noi Ignazio Garau che è direttore delle città del bio. E quindi è un settore che, tra l'altro, a parte quelle che sono le normative, a parte quello che si sta facendo da un punto di vista proprio eh, di Unione Europea legato al vino biologico, è un mondo che è in completa evoluzione. Ci sono anche molte conversioni, per così dire, che attraversano un pochino tutto il territorio italiano proprio per delle pratiche agronomiche biologiche. Ecco, il termine conversione forse rende bene il percorso che è importante fare non solo per passare all'agricoltura biologica, ma per far progredire l'agricoltura, per portarla a quei livelli di rispetto della salute dell'ambiente e dei consumatori che è fondamentale far avanzare anche perché i consumatori lo chiedono e lo dimostra quello che è l'andamento del mercato mentre i consumi alimentari calano, eh, i consumi degli alimenti d'agricoltura biologica continuano a crescere, continuano a crescere in Italia, continuano a crescere in Europa ma complessivamente avanzano eh, dappertutto anche in Cina, eh, mercato nuovo per i vini, per i vini italiani e anche per i vini biologici dove incomincia ad apprezzare la qualità dei nostri vini. Biodivino quest'anno giunge alla sua decima edizione un bel percorso perché abbiamo accompagnato la crescita dei viticoltori biologici lungo questi anni eh, che hanno acquistato capacità di confrontarsi e di competere eh, con le migliori produzioni vite vinicole. Devo dire che eh, la questione sta nel utilizzare al meglio le esperienze che anche l'agricoltura biologica sta facendo in termini di rispetto dell'ambiente e far sì che diventino patrimonio di tutta l'agricoltura perché noi dobbiamo portare tutta l'agricoltura a un livello di sostenibilità che diversamente eh, ci porta incontro a dei problemi che non sappiamo più come affrontare e come risolvere. Eh, quindi anche nel caso dei vini biologici è quest'anno. Per la prima volta abbiamo il regolamento europeo che ci consente di dichiarare che un vino è biologico. Anche per i vini biologici abbiamo l'eccellenza che fa da ambasciatrice per tutto il comparto dell'agricoltura biologica, perché i nostri vini biologici in gran parte sono esportati sui mercati esteri e sono ottimi ambasciatori dei nostri territori. Abbiamo parlato di produttori vitivinicoli, abbiamo parlato di sindaci, abbiamo parlato di territori, ma naturalmente a gestire il tutto c'è un comitato scientifico, quindi di esperti del settore super partes. E allora ne parliamo con il presidente del comitato scientifico del concorso, il professor Vincenzo Gerbi dell'Università di Torino. Che cosa significa eleggere il vino del sindaco? Tra l'altro nelle varie sfaccettature perché si tratta della gran medaglia d'oro ma si tratta anche di vino biologico, di spumanti addirittura di passiti liquorosi. La difficoltà è quella di darsi un metodo. Perché in queste cose eh, il Comitato Scientifico ha un po' la responsabilità della oggettività della valutazione. Ecco, lei che ovviamente ha girato l'Italia dei vini anche attraverso gli assaggi di questo concorso, come valuta la eh, riscossa dei piccoli territori e anche dei piccoli vitivinicoltori? Perché in fondo è questo che vuole premiare la selezione del sindaco. Ma la risposta è senz'altro positiva: nel senso che eh, il grande valore è quello del fatto che il viticoltore eh, produttore si senta legato al suo territorio e che sia ben rappresentato in fondo dal suo sindaco. Questo è il, il dato forse essenziale che fa un po' la diversità del nostro territorio che fa un po' più di fatica a sentirsi considerato nell'ambito di grandi territori, ma è più abituato ad avere un'identità legata un po' ai campanili, ma in senso buono, nel senso della forte diversità. Che i vari territori esprimono per la eterogeneità del nostro territorio. Il mondo del vino sta rapidamente cambiando, i consumatori non chiedono soltanto più le cose di fondo, sicurezza alimentare, qualità percepibile, ma vogliono sempre di più conoscere il produttore e sapere anche il suo orientamento etico nei confronti degli aspetti territoriali e soprattutto di impatto ambientale. Che il vino rappresenta un elemento agricolo, lo si sa, che rappresenta un elemento culturale altrettanto, ma oggi rappresenta anche un elemento di ridisegno non solo dello sviluppo economico ma addirittura del paesaggio. Tutti questi sono temi alla ribalta che coinvolgono anche il mondo della politica. Mario Dalla Torre lei rappresenta la Commissione Agricoltura del Senato, tra l'altro eletto in Veneto una delle regioni primarie per quello che riguarda la produzione vitivinicola. Quali sono i punti? All'ordine del giorno anche perché le città del vino insomma, si sono fatte pressanti nella richiesta di impegni dai piani regolatori delle città del vino ma anche agli impegni per una vitivinicoltura di qualità. Beh, la risorsa vino soprattutto nel Veneto è uno dei fattori primari importanti e non solo crea ricchezza, lavoro e esportazione, quindi è un gioiello per noi. Ma nel nostro Veneto è anche, come diceva lei, la, la ricchezza del paesaggio. Io porto sempre l'esempio che quando un americano può bere un litro di Prosecco o qualcosa, se ha passeggiato nei nostri territori, nel nostro paesaggio, quando lo ribeve magari a distanza di un anno, nella memoria gli viene in mente il paesaggio e questo lo affascina di più. Eh, le nostre. Zone agricole, Lison Promaggiore, Conegliano, Valdobiade, ne sono dei paesaggi favolosi che richiamano turisti e nei piani urbanistici, nei piani di assetto del territorio noi stiamo insistendo perché questo territorio non solo venga sprecato nessun metro di terreno agricolo ma venga appunto valorizzato dal punto di vista urbanistico e paesaggistico l'altro anno è stato premiato il comune di Pramaggiore che è uno dei comuni per il miglior piano di assetto del territorio io mi vanto essendo stato assessore urbanistica della provincia di Venezia di averlo approvato e di aver suggerito questa impronta quando un comune ha il 40% di territorio agricolo a viticoltura è chiaro che creare piste ciclabili, aziende, agriturismi, quel paesaggio è fant fantastico e credo vada assolutamente salvaguardato, premiato e valorizzato. La selezione dei vini del sindaco gode da sempre il patrocinio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e qui con noi Andrea eh, Squarcia che lo rappresenta e tra l'altro la vitivinicoltura all'interno del mondo agricolo rappresenta davvero un'eccellenza anche in termini economici e di reddito. Ma oggi c'è un elemento in più, l'attenzione al paesaggio e quindi eh, davvero rappresenta eh, l'Italia in tutte le sue sfaccettature. Certo, la vitivinicoltura è un'eccellenza della nazione e come tale deve essere sempre giuridicamente tutelata, tutelata eh, tutelate le nostre tradizioni, la nostra cultura ehm, perché possa effettivamente esprimersi nel, nel, nel mondo. Ehm, anche questi, queste manifestazioni, i concorsi enologici che sono normati da specifiche disposizioni ministeriali ehm, sono una garanzia sia per quanto riguarda le commissioni di degustazione, sono una garanzia per i produttori eh, che ci partecipano, ma sono una garanzia anche per i consumatori che eh, potranno diciamo, eh, comperare eh, dei vini dove in etichetta potrà essere eh, inserito da parte del produttore la partecipazione a un determinato concorso enologico con determinate regole fissate dal Ministero. E questo è fondamentale appunto per la garanzia di tutto il comparto, di tutta la viticoltura che, eh, come ricordava anche lei, è un'eccellenza, è un patrimonio da tutelare per la nostra nazione. Cifo, dal 1965, per un'agricoltura ragionata. Riprendiamo la linea con la nostra Italia dei vini, piccoli comuni, forti identità, e andiamo a vedere quali sono le novità e soprattutto gli impegni per quello che riguarda i vitivinicoltori italiani, che, come dicevamo anche prima in apertura, rappresentano piccoli territori ma forti identità. Roma capitale abbiamo detto ma anche Roma capitale delle città del vino. Difatti è entrata a far parte della rete dei comuni proprio una decina di anni fa, ma non solo, è il comune più agricolo d'Italia perché ha 63.000 ettari coltivati, di cui 900 a vite con ben sei vini doc che ricadono appunto nell'area dei castelli. Marta Leonori è assessore alle attività produttive per quello che riguarda il comune di Roma. Attività produttive in cui il mondo Comunque recita voci d'eccellenza, e tra l'altro, questa occasione della premiazione mette davvero in evidenza come può essere stretto il rapporto tra chi produce e chi diciamo, governa. Io, nel mio assessorato, ho insieme innovazione, attività produttive e turismo, ecco, questo è uno dei settori che sposa tutti questi aspetti. Con l'assessore Stella Marino appunto, avvieremo un percorso comune per valorizzare i produttori e per renderli veramente un valore aggiunto di questa città. Tra l'altro c'è anche il discorso del disegno del paesaggio, una specie di piano regolatore delle campagne che tenga in evidenza come il consumo di suolo va bloccato e invece grande spazio al bene terra da chi lo coltiva davvero. In questo stiamo lavorando perché stiamo veramente costruendo una squadra insieme anche la Giunta della, di Roma Capitale, insieme alla Giunta regionale. L'intento è proprio evitare un maggiore consumo di suolo e anzi riqualificare e rigenerare tutte quante le aree che esistono per dare un valore maggiore a questo comune Roma Capitale che è appunto uno dei comuni, il comune più agricolo più grande d'Europa. Abbiamo tanto parlato di vino nel corso di questa puntata con la cerimonia di premiazione per le piccole cantine legate ai singoli territori italiani di questa selezione del Sindaco. Abbiamo parlato anche di vendemmia, di previsioni, ma soprattutto abbiamo parlato di qualità nel bicchiere per quello che riguarda le zone evocate nella nostra bella Italia. Però insomma adesso ci vogliamo mettere qualcosa insieme a questo vino. Noi vedete ci siamo attenuti strettamente alla distinzione bianca. Bianco rosso, senza etichette, perché già tante ne abbiamo viste, però un nome e un cognome a questi bei piatti della tradizione romana li dobbiamo dare. Siamo venuti a gustarli proprio in un ristorante tipico, ma non tipico per quel che riguarda il mondo del turismo, tipico perché qui c'è davvero la Roma verace. Siamo all'Ostaria Romana, qui c'è tutto lo staff, una parte al completo, chi lavora in cucina e prepara questi piatti, chi serve ai tavoli e poi Ivano che ci accompagna in questo incontro. Allora, io ho detto Ostaria Romana e già il nome è bellissimo, tra l'altro in una zona proprio del, del centro di Roma perché qui attorno abbiamo tutto quel che c'è da vedere e poi si arriva qua e si mangia. Ah beh, questo è un ristorante storico, questo è stato il primo locale di Gigi Fazzi, è stato un vecchio ristoratore romano, penso che sia uno dei, uno dei più grandi sia stato come, come ristorante della, della cucina. Il ristorante degli anni 60. Esatto. Sì, esatto, Quindi insieme al, tempi al della, della grande Roma, della esatto. dolce vita. La dolce vita, esatto. Praticamente lui è, ha cominciato qua. E poi si è trasferito in via Veneto, via Lucullo esattamente. Sono, sono tutti nomi, altro... che mi sembra siano nomi giusti? Eh. Sì, E là ha fondato anche un altro ristorante. Noi abbiamo cercato di mantenere la tradizione di questo locale, diciamo. E ce l'avete. Quello fatto. che ha cominciato lui, ecco. ecco la, io dicevo con i piatti romani. Esatto, la tradizione, ma proprio anche come non solo il nome, ma proprio lo stile di presentazione e di preparazione perché sì. sono tutti ingredienti semplici, tal quali quelli che vediamo cucinati alla vecchia maniera eh, senza preziosismi particolari, proprio come davvero sono i prodotti sì. che caratterizzano. Ad esempio a cominciare, io comincerei dalle, dalle ricotte che sono veramente buone, perché qua insomma è terra di bovini, è terra di sì. pecore, insomma è terra di latte. Questa è una ricotta di pecora? Molto, molto buona, molto soffice, eh, cremosa, cremosa sì, è una di quelle che vanno più per la maggiore, ecco. è molto apprezzata, loro... quelle là sono di bufala invece, quelle sono una nuova introduzione, le abbiamo introdotte eh, da poco. D'altra parte, in sono effetti, nel, eh, ma nel paesaggio laziale stanno un po' scomparendo le pecore e stanno arrivando sì. le bufole, c'è un po' una trasformazione. Perché le pecore se le sono mangiate tutte ormai. Allora. E poi passiamo invece ai primi, perché sono i tre eh, primi piatti che sono rappresentativi. Sì. Sono questi due signori qua che ce li preparano, esatto, insomma, sì. indefessamente. Li hanno fatti anche come porzione, insomma, secondo. Quello che è lo stile romano, insomma, certo, che bisogna sì. mangiare bene, ma mangiare anche abbondante. Esatto, sì. Bucatini alla matriciana, tonnarelli, cacio e pepe e spaghetti alla carbonara. Ecco, praticamente i tonnarelli sono un po' più grossi degli spaghetti e non hanno il buco come i bucatini. È, un, è una pasta all'uovo il tonnarello, è una pasta fatta in casa, fatta all'uovo. È una pasta fresca. Quindi cambia anche cambia proprio la Invece, tipo. Quelli sono spaghetti, gli spaghetti alla carbonara. Si possono fare anche i mezzi, mezzi rigatoni, ma in genere facciamo i spaghetti alla carbonara. Questa è una pasta all'uovo, e questa è una pasta sempre secca, un bucatino. Che sono proprio? Tra l'altro, cotti al dente, come sì, vuole appunto. Sì, abbondanti, la... non come quei ristoranti che te ne danno un assaggino. quindi diamo, diciamo che li, li facciamo mangiare. Ecco. No, infatti, poi... questi non sono i piatti da portata, sono i piatti veri e eh? questa è la cosa bella, non è che sono rappresentativi solo del momento insomma, di vetrina. E poi una cosa molto particolare, vabbè, a parte che dalla cucina romana le verdure hanno un, un posto abbastanza importante, insieme ai legumi, perché c'è anche sì. la zuppa di ceci. Quindi. E questi però sono i famosi carciofi cucinati insomma in questo modo alla giudia, alla giudia, alla giudia che è un fritto che però sembra quasi non fritto. Esatto, sì, infatti, molto gente pensa che li facciamo al forno perché che sono, sono belli asciutti, asciutti, croccanti esatto, e esatto. Non come, si, come si fanno? Vengono fritti, vengono prima puliti bene, tolta tutta la parte più dura, diciamo, si chiama, lascia diciamo, quasi il cuore, la parte più tenera del carciofo e poi viene fritto e poi viene schiacciato rovesciato, schiacciato con un canavaccio. E si mette sale e pepe sopra? Ah, quindi vengono schiacciati dopo, è per questo che sì, diventano sì, come no, un fiore. Si, si romperebbero tutti qua. E questi sono invece eh, i pecorini pecorino, stagionati. Sì, pecorino, pecorino stagionato. Questo, sì. Ma quando dite, io salto un po' di palinfrasca, eh, però ogni tanto mi vengono le curiosità. Eh, allora, cacio e pepe. Il cacio, che cacio è? Pecorino. pecorino. Pecorino, che viene messo così e fa una specie di crema. sì Mette un po' di acqua di cottura, pepe e si manteca così a crudo. Non è saltato in padella questo, come la carbonara. I salumi, perché qua c'avete pure, insomma, tra l'altro è zona anche di prosciutti pregiati. Sì, vengono dall'Alto Lazio, nella zona di Amatrice. Esatto, che poi c'è sì. la matriciana deriva da lì, anche perché poi lì c'è il maiale, e quindi tutte le sì. preparazioni legate che sia la pancetta o che siano. Questa schiacciata ha un nome? Spianata romana. Spianata romana, sembra una via, la via Aurelia. <ride> Beh, anche i nomi sono belli perché sono poetici. Abbiamo dimenticato il piatto forte, insomma, per quello che riguarda i secondi, uno che viene a Roma non può non farsi l'abbacchio. L'abbacchio, sì. L'abbacchio viene cucinato così al forno, con le patate, oppure alla cacciatora, oppure alla griglia, alla scottadita. I ah, costolettini sì. alla griglia. Anche, a volte anche... Impanato con i carciofi, anche molto buono, costruite gli abbacchi fritte dorate con i carciofi. Senta, ma questi chef, questi cuochi, li avete addestrati? Sì, e no, ci come un po'. Proprio romani romani? Sì. Eh, mi sembra giusto, se no, no come si farebbe? E cioè, non la siale. I non laziali, bellissimo. Mi sembra giusto. Anche perché voi qui praticamente avete portato quelle che sono le cose che si facevano davvero una volta. È normale, è la stessa è la tradizione che c'era prima. Esatto, e proseguiamo la stessa la tradizione che c'era qui prima come ristorazione e la tradizione che c'è poi nelle vere case romane che sanno ancora far cucina. No, è molto molto bello. Eh, avremmo potuto, appunto, come dicevo, fare anche un sacco di abbinamenti con i vini, però abbiamo detto i vini ce li teniamo poi invece. Eh, per quello che riguarda una delle prossime puntate, perché come sapete la cantina vincitrice del premio eh, Impronte d'Eccellenza, ovvero la cantina più green d'Italia, eh, sarà protagonista di uno dei nostri prossimi servizi e quindi ci sposteremo direttamente in campagna per andare a vendemmiare. Allora, tutti qua insieme, lo possiamo fare anche un bel brindisi. Io lo darei ai nostri cuochi che si meritano questo: lo possono tenere insieme perché www.conipiediperterra.com è il nostro sito di riferimento per poterne sapere di più, potete anche scriverci, collegarvi con eh, noi e naturalmente abbiamo anche Facebook e eh, il nostro nuovo canale tematico in streaming live Antenna Verde state però vedendo tutto quanto in sovrimpressione, allora io questo lo do a lei, a Ivano, ai nostri cuochi, fate un... eh no 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 io l'ho già fatto, fatelo voi così ho do l'appuntamento di Con i Piedi per Terra che eh, vi saluta a tutti quanti da Roma, grazie per essere stati con noi. Con i piedi per terra ritorna da un'altra delle nostre belle regioni italiane tra sette giorni puntuali come sempre. A presto.